Cavallino Treporti è la spiaggia del litorale veneto più fondata sul turismo open air, campeggi e villaggi che privilegiano la vacanza all'aria aperta. La località balneare ha ospitato un meeting nazionale sul segmento che meglio ha resistito allo shock pandemico. A fine 2021 risultano infatti 2.650 imprese italiane attive nell'open air, senza decremento fra gli addetti stabili, a circa 150.000 unità. Aumentano invece i posti letto offerti per giorno, arrivati secondo dati Istat a 1.400.000 al giorno. Per noi il turismo plein air o open air è fondamentale per questa regione, vantiamo tra i migliori camping ad aria aperta 5 stelle, non solo sulla costa adriatica ma anche sul lago di Garda. Tra l'altro quest'anno si stima che oltre il 50% delle presenze turistiche sarà proprio all'interno di questo tipo di offerta turistica, e quindi oggi siamo qui a fare il punto della ripartenza dopo 2 anni di pandemia, e le previsioni ci dicono che sarà un'estate, una Pentecoste prima e un'estate poi molto, molto valida sotto tutti i punti di vista. Tutto quello che è avvenuto anche con la limitazione delle restrizioni legate alla pandemia ci faceva sperare ad una accelerazione ancora maggiore. Purtroppo questa situazione di incertezza, noi come sappiamo, è una situazione che è gravissima, ma che poi oltretutto dà quel senso di incertezza che quindi porterà ancora una volta a prenotazioni sempre sottodata per timore di vedere le problematiche di qualsiasi, legate a questa situazione. Oggi abbiamo un accordo molto importante con il primo partner di lingua tedesca, che è l'Automobile Club tedesco e il suo braccio operativo che è pincamp.de, con il quale abbiamo sottoscritto un accordo di collaborazione che va oltre la semplice partnership commerciale, ma che permetterà uno sviluppo della digitalizzazione dei campeggi e della loro penetrazione sul mercato tedesco. Affiancato a questo abbiamo anche un accordo molto importante con la fiera di Rimini per quanto riguarda il mondo del TTG e del SIA, che permetterà di mettere in rete i nostri operatori e di sviluppare delle competenze con la loro Academy.